Ciao a tutti, popolo del tubo, buon sabato a tutti. Eccoci di nuovo qua per un nuovissimo appuntamento con Robby Mello 81 Mod News, con la rubrichetta che vi informa di tutte le mod che sono uscite in questa settimana, sia su Mod Hub ufficiale, sia fuori, sia per PC, sia per console. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare tutti i nuovi iscritti, perché comunque il canale sta crescendo, io sono veramente contento, ve bacio a tutti e iniziamo, ragazzi. Allora, è stata una settimana un po' altalenante, c'è stata qualche buona cosa e come al solito ci stanno anche cose no buono, diciamo meno buono. Andiamo un po' a vedere, iniziamo con il Mod Hub ufficiale ed iniziamo immediatamente con le console. Una notizia buona è stata l'uscita del Valzelli anche per console. Molti mi hanno chiesto: Robby, com'è possibile che è uscito il Valzelli per console? Ve lo dice Robby. È uscito il Valzelli per console, è una mia teoria ovviamente, perché probabilmente il modder o chi per lui hanno acquisito una licenza Valzelli, perché la Giants, se tu gli mandi su console la documentazione che possiede appunto la licenza di quel rispettivo marchio, ti fa passare senza alcun problema la mod. Quindi sono contento anche per gli amici della console, sapete che io ce li ho particolarmente al cuore, anche perché c'ho pure io una console, quindi voglio dire. Poi iniziamo, continuiamo, ci sono dei pezzetti di legno, ci sono dei cancelli posizionabili, ok, andiamo avanti, c'è una rampa, questa rampa qua ragazzi è carina, mi piace, ve la consiglio, si abbassa, si alza, non è affatto male, è una rampa che è utilissima per caricare la roba nei carri oppure nel BGA, ma abbastanza utile. Poi abbiamo un pascolo per mucche che lascia il tempo che trova, secondo me, perché mi sembra somigliare moltissimo a quello originale del gioco. Poi c'è uno small BGA, ragazzi, e qui vi ho fatto il test mod, quindi se siete interessati al funzionamento di questa mod ve lo lascio nel box informativo. Poi andiamo avanti e andiamo con Giants Island 09, che è la mappa di Farming 2009. Per fortuna c'è anche gente che si accontenta di poco, quindi ho letto anche qualcuno entusiasta di questa mappa, sono contento per voi, ma io sinceramente ho un pochino di gusti un po' più, cioè vorrei alzare un po' più l'asticella, ecco. Poi abbiamo un peso, l'ennesimo peso, abbiamo un carro Toldi di Pateyest Modding, credo che si legga così, quindi mi viene da pensare, anche se il nome Toldi mi sembra italiano, mi viene da pensare che Modder non sia italiano assolutamente. Poi abbiamo un Kun Varimaster, l'ennesimo aratro uscito. Poi abbiamo la Lemken Safi 8 del Modder italiano STV Modding, che ultimamente è molto attivo sul Mod Hub, sul modding, quindi sono molto felice di questo. Sapete che quando escono le moddine italiane io sono sempre felice, o comunque made in Italy. Poi abbiamo il doppio carro Wilson, questo doppio carro qua ho visto sui vari gruppetti su Facebook che è piaciuto a molti, piace a molti. Io sinceramente gioco sulla Old Stream e sulla Fastburn, sto carro diciamo non è che mi è molto utile, ma se voi giocate in mappe grandi campi grandi, trebbie grandi eccetera eccetera, questo è il carro proprio che fa per voi, soprattutto per un'ambientazione americana. Poi abbiamo il Case Yak 14, che io pensavo fossero dei trattori quando ho fatto il mod in testing, cioè la rubrica che parla delle mod che stanno per uscire, e invece ragazzi è un ripuntatore, una specie di ripuntatore, quindi ottimo. Ma abbiamo un'altra pagina, ragazzi, non è mica finita qui. Abbiamo un erpice, il Vaderstar Top Down 500, che è un erpice che praticamente ha 5 metri di lavorazione, è bello, a me piace. Poi a me la roba della Vaderstad piace tutta, quindi mi piace assai, e è un erpice che vi consiglio. Poi ragazzi abbiamo un Agromaz BMSP, che appunto serve per togliere le erbacce e nello stesso tempo c'ha la capacità di seminare, credo che semini erba, ma comunque ecco, non vi aspettate che vi semina chissà che, di solito seminano erba questi cosini qua. Poi abbiamo il Grain Leveler, che praticamente è una barra davanti, una mega lama,
che si usa negli Stati Uniti per ammucchiare il grano, soprattutto negli Stati Uniti si userà sicuramente anche in Italia, non lo so, però insomma io l'ho visto spesso in video, tipo la Welker Farm, queste farme qua gigantesche americane, e serve appunto per livellare e ammucchiare il grano. Poi c'è la Turner TU1400, non so che utilità possa avere in gioco, ma se non erro, nella realtà questa qua serve per girare meglio il mezzo, cioè per agevolare le manovre quando si finisce una fila e bisogna girare il mezzo per fare un'altra fila. Non vorrei dire sciocchezze, ma credo che servi a quello. Ovviamente, come dice anche la descrizione, si può usare anche come un semplice peso. Poi ragazzi, è uscito il Big Brute 425-100 di Black Sheep Modding, e vi ho fatto il test mod anche di questo, per chi è interessato, insomma, basta andare tra i miei video e lo trova facilmente. Poi un update della mappa Mill Landscape Midland, che è una delle migliori tra l'altro, per il momento mi hanno detto. Io sento un po' in giro per il web tutte le varie valutazioni, e mi sembra che sia veramente una delle più apprezzate. Poi c'è un update per l'Euro Tunnel Pack di DD Mod Passion, e poi c'è un Man TGX Tanker Truck che è molto utile, io l'ho messo nella mia serie europea, è un camioncino che ha integrato il cassoncino per il latte, e devo dire che l'ho trovato molto utile. Se non erro ce n'è una versione per il latte e una per l'acqua, credo, non mi ricordo, io lo uso per il latte, però se non erro c'è anche per l'acqua, molto utile e molto carino, questo è ben apprezzato. Poi l'ennesima fertilizer tank di Vertec Design, ma questo ne potevamo fare a meno. Un'altra rampa, a mio parere, abbastanza brutta, devo dire, quindi passiamo avanti. La Pottinger Vitasem 302A e il Lemken Pack, che sono stati aggiornati. Poi c'è una piscina posizionabile e il peso SDF Group del mio amico JD Manu 96. Questo peso qua è fatto dalla SDF Group, quindi va bene per il Same, per il Deutz, per il Lamborghini e per l'Hurleyman. Il peso, il modello è stato totalmente fatto da capo, quindi non è una reskin, niente del genere, Manu l'ha fatto da capo, ed eccolo qua ragazzi, molto carino, e vi consiglio di scaricarlo. Poi è uscita la Agentstead, che oddio, cioè, mi parte un dente quando dico il nome di questa mod, che altro non è che la mappa di Farming 13, che io addirittura ho usato nel 17 per iniziare la mia vecchia serie comunale, pensate un po', quando ero agli albori del canale facevo la serie comunale. È carina, ma come ho detto per quella di prima, per la Giants Island, ragazzi, siamo un po' troppo avanti nei tempi per giocare con queste mappe, dai, per favore. Poi comunque, per carità, se vi piace, sta lì, la scaricate e la giocate. Poi è uscita la Oakfield Farm, anche di questa ho fatto un test mod, ma attenzione ragazzi, è un test mod un po' falsato quello che ho fatto. Perché? Perché la mappa è uscita in due versioni, mi sono poi informato, ne è uscita una versione per console che è stata modificata perché c'erano delle cose che non andavano bene per la console, che funziona benissimo, e c'è una versione per PC che invece ha bisogno di essere rivista. Perché praticamente ci sono dei problemi che abbiamo visto nel mio test mod, tra cui le stalle delle mucche e delle pecore non hanno i trigger. Addirittura quella delle pecore proprio non esiste, non ci sono nemmeno le mangiatoie. Infatti io nel mio test mod ho detto non ci sono le pecore, qualche utente su console mi ha detto ma come no, stanno lì. Andando a controllare di nuovo mi sono reso conto che non esiste la stalla delle pecore sulla versione PC, e la stalla delle mucche non ha nessun trigger, quindi non si può usare. Io quando faccio i test mod non è che vado a usare le stalle, do per scontato una mod che sta sul modab ufficiale, avendo passato i test ufficiali della Giants, do per scontato che funzionino queste cose, e invece ragazzi a quanto pare non è così. Mi domando più che altro come facciano i test questi signori Giants, non lo so. Comunque aspettiamo un update della Oakfield Farm, che comunque visivamente è una gran bella mappa. Poi fresche fresche di ieri ragazzi, il Fend 51X, che praticamente è quello che c'era già nel gioco ma è stato modificato, c'è qualche piccola modifica, l'Ursus 1214, che a me proprio non piace, non mi piace né il modello né niente, per carità, però so gusti. Poi c'è un cosino per mettere i pallet, una forca per le balle quadre,
Un'altra mappa, The Old Farm Countryside. Questa mappa qua, ragazzi, mi era stata già consigliata in precedenza, ci avevo dato uno sguardo, non è che mi era piaciuta molto. Adesso che è uscita sul mod hub ufficiale ci darò un altro sguardo e vediamo se mi piace, ci farò uscire un test mod, altrimenti è abbastanza inutile. Sapete che io non amo portare i test mod di cose che non mi piacciono. Poi c'è un Bergman TSW4190, credo che si legga W in inglese, la W, è brutto dire W, meglio W. Ho letto qua e là che non è fatto proprio benissimo questo Bergman, questo spandi concime, spandi letame, perché quando si aggancia c'è il rischio che una delle due ruote, queste qua, questa davanti, non tocchi terra, dipende dal trattore alla quale si aggancia. Adesso non so se è vero, ma ho letto così qua e là sui vari gruppi Facebook. Fatemi sapere nei commenti, insomma, se funziona, se l'avete scaricato. Poi l'ennesimo erpice, questo è un Pottinger da 3 metri, mi sembra, vabbè. E poi c'è l'update per la Old Stream Farm, sono andati ad aggiustare un po' di cosine, tra cui l'errore che c'era nel BGA. Detto questo, ragazzi, passiamo al PC, andiamo a vedere le mod in più, che cosa hanno in più i nostri amici del PC rispetto alle console. Andiamo a vedere. Allora, rispetto alle console, in questa settimana c'è un pickup che è abbastanza utile, che serve per ricaricare semi, fertilizzante, erbicida, eccetera eccetera, per poi portarlo al campo. Così, non è che abbastanza utile, ma ne potevamo anche fare a meno. Poi c'è un pack di forche, che vi ricordate nel Robbimello 81 mod in testing, invece la rubrica dove anticipo le mod che dovranno uscire, ve l'avevo annunciata insieme alle CSZ. Purtroppo le CSZ a quanto pare non hanno passato i test, mentre queste sì, e quindi eccole qua. Abbiamo anche dei caricatori frontali, e poi che cosa abbiamo in più? Un cappello da cowboy, ragazzi, da mettere al vostro personaggio, questo sì che serviva, grazie ai mod, perché queste sono cose che ci servono. Poi ci sono due prefab, uno per la pesa, uno per la Leli Astronaut A4, tra l'altro vi consiglio questa Leli come prefab che è veramente carino. Poi abbiamo un'altra mappa che mi è stata segnalata, che è la Mid of Groove Farm, mi è stato detto che è una mappa carina e andrò a dargli un'occhiata anche a questa. Se mi colpisce, se vedrò cosette carine particolari, ci porterò senza dubbio un bel test mod anche di questa. Tanto, voglio dire, tra oggi e domani non escono mod, quindi un po' di tempo per controllare le mod ce l'ho. Poi c'è Enchanted. Vabbè, c'è il BGA, c'è una mod del BGA, ragazzi, che da quello che ho capito vi fa, invece di farvi dare i soldi a mezzanotte, vi paga alle 7 di mattina e alle 7 di sera, e in più vi dà qualche piccolo riscontro giornaliero dalla produzione di gas. Diciamo, rende un po' più realistico tutto quello che è il funzionamento del BGA. Questo è quello che io ho capito dalla scrittura qua in inglese, dalla descrizione in inglese, ma io non ho una grande padronanza dell'inglese, quindi posso anche essermi sbagliato. Fatemi sapere se avete capito un po' meglio come funziona questa mod. Anche questa la proverò e poi, se vale la pena, vi porterò il test mod. Poi, ragazzi, che cosa abbiamo in più? Niente, ragazzi, abbiamo finito qua. Andiamo, quindi usciamo dal mod hub ufficiale e andiamo sui siti esterni. Come al solito io mi avvalgo di modhub.us. Allora, vi informo innanzitutto che la mappa Terre del Delta del Po di Mickey48 adesso è uscita anche sui vari siti, quindi la trovate anche su ModAbus, è stata una mia esclusiva fino al giorno d'uscita qua, fino a qualche giorno fa, adesso la trovate in giro. Ma attenzione, perché Miki sta già lavorando a un'altra mappa, per il momento non vi dico niente, io ho potuto già vedere qualche anteprima e vi dico che è un'altra mappa veramente molto carina, sempre italiana, questa volta ambientata, vi dico solo, al centro Italia. Quindi poi, appena Miki mi darà l'ok, ve ne parlerò. Oh, questo è il pack Volvo di cui ho fatto già il test mod, sono camion e sono rispettivi rimorchi, però attenzione che sono due mod differenti, cioè un pack contiene il camion e un pack contiene i rimorchi, quindi quando voi andate a scrivere Volvo eccetera eccetera dovete stare attenti, perché un pack non contiene i carri, ok? Poi, ragazzi, questa, vabbè, è una semplice reskin, io non l'ho provata, però credo che funzioni bene, sono i class MT-800E.
sono fatti bene, perché comunque è una reskin di quelli di gioco. Fatemi sapere nei commenti se sono reskinati bene, se funzionano bene. A me la roba classe piace, quindi mi sento il dovere di segnalarvela. Vedete quanta roba c'è? Ovviamente, ragazzi, io non ce la faccio a provare tutta sta roba, quindi è ovvio che non è che posso portare teste mod di tutto, però mi piace segnalarvi la roba. A proposito di classe, c'è anche un pack che si chiama Class Atlas 936946. Fatemi sapere se anche questi funzionano. Vedo una valutazione un po' bassa qui, non lo so perché, però ecco, visivamente, vedendoli, mi sembrano abbastanza carini. Certo, se magari qua davanti gli toglievano il simboletto della Renault, vedete che ci hanno lasciato il simbolo Renault, ho capito che i class sono i Renault reskinnati, però non credo che i Renault, questi class qua, hanno il simboletto della Renault attaccato davanti, quindi non basta solo reskinnare, dovete pure aprire Blender e modificarlo sto modello, insomma, dai. Poi ragazzi, finalmente stanno uscendo i primi posizionabili di produzione, non è proprio una produzione vera e propria, sono più miscelatori. Però insomma già qualcosa si sta muovendo e finalmente è uscito qualcosa di decente, perché fino adesso ne sono usciti alcuni veramente bruttissimi, orribilissimi, tipo TSM Production, non si possono guardare. Questo invece è carino perché perlomeno hanno lavorato un po' al modello 3D. Questo ad esempio è un miscelatore per la pappetta dei maiali, ovviamente richiede gli stessi ingredienti della stalla dei maiali e vi fa uscire la pappetta per i vostri suinetti. Allo stesso modo è uscito un fermentatore per l'insilato, a me non piace perché è una cosa irrealistica, però qua potete mettere dentro spula, erba e fieno e vi esce il silato istantaneo. A me non piace, ma se vi piace, eccolo qua, Silage Fermenter. Poi un'altra bellissima mix station, ma questa volta hanno curato l'i3D, perlomeno si sono degnati di costruire un i3D carino, non so ancora se funziona, io però vedo che c'ha 5 stelline, c'ha una valutazione molto alta, quindi fatemi sapere nei commenti e in caso se funziona vi porterò anche il test mod di questa qua, magari anche oggi stesso, non lo so, se faccio in tempo più che volentieri. Ovviamente paglia, fieno, erba e silato e dentro, e poi vi uscirà fuori il foraggio per le vostre mucche, la razione mista. Qui c'ha 3 stellette, quindi non lo so, fatemi sapere. Poi che hanno fatto sti paraculi, da noi si dice paraculi, hanno preso i carri del vecchio pack che vi ho fatto vedere, di quello di prima dei Volvo, e ci hanno fatto una mod. Questa mod qua trasporta l'acqua, hanno preso il carro, l'hanno ricaricato e hanno fatto finta che è una mod loro, purtroppo nel modding succede anche questo, però ecco, se volete solo il carro e non volete scaricare tutto il pack Volvo, è uscito appunto questo qua, si chiama Milk Transport Semi Trailer, che è lo stesso carro praticamente. E poi vi saluto con una mappa tedesca, ragazzi, la Mecklenburg-Vorpommern V1. Visivamente io l'ho scaricata dal loro forum, visivamente può anche essere carina, ma A è pesante, ragazzi, è pesantissima, è come i peperoni di mattina, è come se voi valsate del lunedì mattina quando andate a scuola, al lavoro, e ve mangiate alle 6 o alle 6 e mezza di mattina una vagonata dei peperoni con cipolle, ecco, è pesante così sta mappa, raga, è pesantissima per il PC, e oltretutto è ancora incompleta, io non sono riuscito a comprare le mucche nella stalla, non ho trovato nessun trigger, e oltretutto ci sono ancora dei problemi grafici, ci abbiamo, che ne so, le vasche di insilato, le vasche di slurry che galleggiano nel nulla, non c'è il negozio d'animali, insomma è ancora incompleta, però è una beta, quindi aspettiamo che magari ne esca una versione migliore. Infatti qua c'ha 2 stelline soltanto di valutazione, comunque è uscita ieri. E buon, ragazzi, buon, è tutto, fatemi sapere nei commenti se voi avete trovato qualche altra mod che magari secondo voi è utile, che io ho tralasciato, fatemi sapere se funzionano quelle che vi ho mostrato. Come al solito vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link utili dei miei social, di Twitch, per Discord, ma anche per contribuire un po' ad aiutare il canale, ovvero con una semplice donazione libera oppure con l'abbonamento che porta poi relativi vantaggi che trovate in descrizione, abbonamento appunto. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, buon sabato a tutti, ciao!